Oggi vi porto nel cuore della tradizione ragusana con cavati e ravioli al sugo di maiale. Iniziamo dal sugo. Come carne ti serve polpa di maiale, costolette, salsiccia e poi gli immancabili profumi, carote, sedano e cipolla impilzata con i chiodi di garofano. Adesso fai rosolare tutto in padella. Tocchetti di carne, costolette e tanta salsiccia. Per un sugo ancora più saporito puoi aggiungere anche la cotenna. Sfuma col vino, aggiungi la passata, unisci gli odori, due foglie d'alloro, un pizzico di sale e copri. Cuoci a fiamma bassissima per circa 2 ore. Nel frattempo prepara l'impasto. Ti servono soltanto farina di semola, un pizzico di sale, acqua e tanto olio di gomito. Lavora il tuo panetto per una decina di minuti fino ad averlo ben liscio ed elastico. Lascia riposare e fai ripieno per i ravioli, ricotta, pepe nero, maggiorana, caciocavallo e zucchero. Eh sì, noi ragusani i ravioli li mangiamo dolci, sono la fine del mondo col sugo di maiale. Dividi il tuo panetto in due parti e stendi sottilmente quella che utilizzerai per fare i ravioli. Deve essere quasi un lenzuolo. Sistema tanti cumuletti di ricotta in superficie, ripiega l'impasto su se stesso, schiaccia con le dita per eliminare l'aria e ritaglia i tuoi ravioli. Puoi farli tondi o a mezzaluna, come preferisci. Adesso prepara i cavati, che a Ragusa chiamiamo causunedda. Puoi farli con il pollice o con indice e medio, scegli la tecnica che preferisci. La produzione è pronta per essere cotta. Buffa la pasta nell'acqua bollente, scolala al dente e condisci col sugo di maiale. La carne avanzata poi si mangia per secondo. Vediamo un po' come mi è venuta. Buonissima!